Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Eccomi, sono la serva del Signore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Disse il Signore quando entrò nel mondo: «Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà». Dio non è entrato nel mondo con la forza, ha voluto proporsi. Il sì di Maria realizza definitivamente l'alleanza. In lei è tutto il popolo della promessa, l'antico, gli ebrei, e il nuovo, la Chiesa. Il Signore è con lei, cioè Dio è il nostro Dio e noi siamo per sempre il suo popolo. Le letture della liturgia di oggi, che è una solennità del Signore, ci orientano verso il mistero della Pasqua. Il primo, l'unico sì del Figlio che, facendo il suo ingresso nel mondo, ha detto: «Ecco, vengo per fare la tua volontà». Riceve la risposta del Padre, il quale, dopo l'offerta dolorosa della passione, sigillerà con la risurrezione nello Spirito la salvezza presentata a tutti attraverso la Chiesa. L'incarnazione è anche il mistero della collaborazione responsabile di Maria alla salvezza ricevuta in dono. Ci svela che Dio, per salvarci, ha scelto il metodo di passare attraverso l'uomo. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria. Ripetendoci ad ogni messa: «Fate questo in memoria di me», il Signore ci insegna a dare anche noi il nostro corpo e il nostro sangue ai fratelli. Rendiamo così credibile la salvezza di Dio, incarnandola anche nei piccoli sì che ogni giorno ripetiamo sull'esempio di Maria. Nella Chiesa antica, poco prima di Natale, in Oriente, a Milano e a Ravenna, si celebrava il mistero dell'Incarnazione. Vi si riferiscono ancora oggi i testi liturgici della terza domenica di Avvento. Non fu soltanto una preoccupazione di esattezza cronologica che contribuì a fissare la festa dell'Annunciazione 9 mesi prima della nascita del Signore. Calcoli eruditi e considerazioni mistiche fissavano ugualmente al 25 marzo la data della crocifissione di Gesù e della creazione del mondo.